Sabato 8 dicembre, classico giorno festivo, è l'Immacolata. Il meteo promette un'eccellente giornata che toccherà i 14 gradi. Vado in stazione a Iseo dove non c'è nulla da festeggiare. Oggi chiude la tratta Bornato-Rovato, ultimo giorno a treni. L'imponente passerella pedonale, un palco belvedere ideale sulla graziosa stazione anno 1907. Poi se c'è pure la Trapulella 122 è anche più bella. Diritti a Brescia, destra in deposito. Nel piazzale la colonna idraulica d'antan con l'elegante datata tina. Ancora più di pregio la gru manuale, originale della linea. Un tocco artistico la gloriosa SNFT l'ha lasciato anche nei tipici intercomunicanti a cancelletti di cui si pregiano tutte le 668 della linea. E questa 122 è la decana delle trappulelle in servizio, 39 anni su binari. L'anno prossimo però sarà accantonata. Alle 668 della serie 120 l'SSC non verrà montato. Gli spartani interni a divanetti. È presto, partiremo solo alle 12.32 per Rovato Borgo come treno 6245. Sono arrivato con tanto anticipo proprio per questo. Gustarvela ancora una volta e praticamente da solo la vecchia trappulella.
le torbiere, zona umida, riserva naturale di flora e fauna, una sola nota da visitare. E sulle torbiere domina da un millennio San Pietro in Lamosa. La stazioncina di Provaglio Timolini, un bel vedere sulle torbiere, con l'ultimo saluto al treno che non passerà più. Bravi ragazzi! E se dei ragazzi vengono a salutare il treno? Già Iseo era Franciacorta, ora ne siamo proprio nel cuore. La terra dei vigneti e delle eccellenze, delle bollicine e i suoi vini spumanti. Borgonato Adro. Delle Nord, la stagionata 10503, costruzione TIB, anno 1971. Discreto, il castello tutto domina, era la sua funzione. Thank you.
la linea per Brescia è dietro il castello. Cazzago Sant'Andrea. Una curiosità, il suffisso ago nei nomi dei borghi è di derivazione tipica delle antiche denominazioni celtiche. Rovato città, la prima delle ben tre stazioni che il borgo ha. Arrivando in questa vuota desolazione mi viene da rimandare a tanti videini fine anni 80, anni 90. In questo scalo ferveva sempre attività, c'era la SNFT, lunghe file di carri da e per le allora industrie siderurgiche della Val Camonica, e c'era una rimessina con una piattaforma girevole. La D343, la grossa V220 ex tedesca, le fiammanti aragoste D145, e accantonati nello scalo c'erano la Farouk M70 e le AN64, le vittorine. Ora due devastate B68.
il raccordo, unico punto in comune tra le due reti. Ripartiamo per Iseo, treno 248, L1305. Una nota su questa tratta, che era parte della linea Cremona-Iseo della SNFP, aperta a tratte tra il 1911 e il 1932 e chiusa nel 1956 da Cremona a Rovato. Questa tratta superstite di 575 km tra Rovato Borgo e Bornato venne chiusa al traffico passeggeri nel 1975 e rimase il ramo chiuso sino al giugno 2010, quando riprese il servizio passeggeri con ALN 668 a Spoma. Oggi si chiude di nuovo, 8 dicembre 2018. E poi pensiamo che il primo tachigrafo Hassler entrò in servizio nel 1891. Thank you.
sotto il telone un carrello di servizio incidentato. Un po' più visibile che all'andata il monastero di San Pietro in Damosa.
Ecco fatto! Domani niente più rovato bornato Iseo! Un viaggetto lo vivo tre volte, quando lo preparo, quando lo realizzo e quando poi ne faccio un videino con il montaggio, e questo sarà un bel ricordo. ATR 115 col Regio Express 48 Brescia Edo. Edolo il Regio Express 51 per Brescia, un ottimo B1. E l'anno prossimo sarà anche senza più le 668, 122, 126, senza più tutte le rimorchiate Breda B68 e senza più il sopravvissuto CNE517 del treno dei sapori. Insomma, tutto ciò che caratterizzava nei rotabili la Brescia Edolo, alias Ferrovia della Valcamonica, alias Ferrovia Camuna. Sabato ma festivo, nella vecchia stazione a Lago tanti bus fermi. E accantonata da poco la Paperella 121, l'immagine stessa della SNFT, per noi ferrovipatici si intende. Un breve omaggio per immagini. Ora al sovrappasso Belvedere. La vecchia stazione, e aveva l'imbarcadero sul lago, anno 1885, sostituita nel 1907 dalla attuale, con l'apertura della tratta da Iseo a Pisogne. Un B1 per il regionale 57 Breno-Brescia. Regionale 52, Brescia-Breno.
Non mi resta che recuperare la carriola a metano e tornarmene a casa.